Allora, io feci un comunicato a luglio per le mie valutazioni e per le notizie che avevo, e nel comunicato mi sono scusato per il mancato ripescaggio, e questo lo dico molto a malincuore per voi, ma anche per me e per noi, perché i miei canali preferenziali erano persone serie. Poi è successo di tutto e di più. E voi l'avete visto, perché ancora oggi siamo al 28, domani cominciano gli anticipi e ancora noi a quest'ora non sappiamo che succede. Detto questo, nella vita si sbaglia e mi dispiace moltissimo, anche perché sappiate che il campionato appena finito non è stata una passeggiata. Nel senso che avete vissuto tutti i problemi, noi li abbiamo vissuti anche dietro le quinte e il sottoscritto ci ha rimesso molti soldi. Stamattina noi siamo andati al comune dove siamo stati accolti dall'assessore e dal vice sindaco, perché il sindaco non c'era, e c'era Orgoglio Amaranto rappresentato da Cucinieto, dal presidente. E io mi ricordo Silvano, se dico bene. Simone. Simone. Silvano no, Simone, scusa. tutto ma Silvano Vabbè, ecco. E Simone, ci siamo scambiati ovviamente un po' un percorso di tutto quello che è stato di negativo, ma anche di quello che noi vogliamo pensare al futuro. La vita purtroppo non è che è tutto programmato. Io ho ritenuto a luglio che, secondo le mie valutazioni, non c'erano le condizioni per farlo. Oggi non è che è una scusa. C'è il segretario, ha portato la documentazione che noi adesso. Scusate, ma io non ho una gran voce. L'ha portato la documentazione per il ripescaggio. A quest'ora ancora non sappiamo niente, ma il futuro di questa società, perché basta pensarci un attimo, se io ho messo dei capitali l'anno scorso, è chiaro che li rimetto anche quest'anno e quest'anno il budget è ancora superiore, perché detto anche da qualcuno tecnico della stampa, stiamo facendo una squadra di serie C. Tutto quello che era stato fatto, noi l'abbiamo fatto, l'abbiamo rismontato, e questo io devo ringraziare il mister, l'abbiamo rismontato perché io chiesi una squadra giovane, svelta, veloce, e invece ci siamo ritrovati con gente di 34 anni. Con il mister abbiamo rifatto questo discorso. E ormai abbiamo quasi completato, ce ne mancano ancora due o tre, credo, no? Quindi il programma, per quanto mi riguarda, il mio programma c'è, nel senso che noi abbiamo fatto una squadra forte, speriamo che ci siano i risultati perché io non posso, io non sto in campo. E non so che non c'ho la palla di vetro, non so che succede domani, però sono fiducioso perché abbiamo lavorato in questo senso per fare qualcosa di buono. Ora, con tutto quello che è successo, con tutte le polemiche che mi sono tirato dietro e con tanta gente che credo che non ha più fiducia o non mi vuole più bene, non è vero quello che dice certa stampa, che noi non vogliamo nessuno. Noi siamo aperti, le porte sono aperte, soltanto che chi viene, chi si vuole presentare lo deve fare con fatti concreti, nel senso che il mio è stato un grande sacrificio per quanto mi riguarda. Loro meritano altri trattamenti e quindi chi viene deve venire con le idee chiare e soprattutto con i capitali, perché con le chiacchiere ormai siamo tutti capaci. Quindi non è vero che l'Arezzo non vuole nessuno. Si parla tanto di imprenditori aretini.
Io non li ho mai visti, gli unici che vedo costantemente e mi onoro della loro amicizia sono gli sponsor. E questo è quanto è successo e oggi quanto io mi sento di dire con grande difficoltà. Allora, detto questo, io... Quando lei parla, dice d'Arezzo, le nostre porte sono aperte, deve venire con capitali, eccetera, che significa? Che sarebbe anche disposto a vendere l'Arezzo? No, non sono disposto a vendere l'Arezzo, sono disposto a accettare se c'è qualche partner che vuole intraprendere questo cammino con noi. Scusate, dimenticavo una cosa. Se ho detto, Dimenticavo di dire una cosa importante. Noi l'USD Arezzo con il villaggio Amaranto, quindi col dottor Zerbini, noi abbiamo fatto un cammino facendo un atto 13 luglio 2013 che ci univamo in questo percorso per il settore giovanile. In quest'anno e mezzo ci siamo conosciuti, ci siamo scambiati delle idee e io sono felicissimo di seguitare su questo percorso e abbiamo fatto un programma che faremo la cessione quando noi decideremo, quindi non è domani o tra 20 giorni o tra 6 mesi, la faremo al momento giusto con il villaggio Amaranto per quanto riguarda il settore giovanile. Questo per dire che il programma del futuro c'è. Perché se no, prima di tutto io, credetemi, non sto qui, non è proprio nella mia natura sta prendendo in giro nessuno. Se ho fatto degli errori li ho sempre riconosciuti e mi sono scusato pubblicamente. Se sto qua è perché ci credo ancora, nonostante tutto io ancora seguito a crederci. E se ci sono questi programmi è perché noi vogliamo andare avanti. Per quanto riguarda la domanda del eventuale socio o partner, io l'ho voluta specificare solo per un motivo, perché molta stampa dice che noi non vogliamo nessuno. Non è assolutamente vero. Preferiremmo che ci sia qualcuno di Arezzo, chiaro, no? Ma se viene da Milano, non so da dove, se viene con fatti seri, noi siamo aperti, questo volevo specificare. Presidente, ma perché la mia domanda è, ha mollato la prima difficoltà? Questo inverno aveva promesso un po' la piazza Aretina che se il risultato del campionato non fosse andato a buon fine noi saremmo andati già in Serie C. Invece alla prima difficoltà, appunto quella quindi di mancate giuste informazioni, lei ha deciso di ritirare la squadra. Non mi sembra uno spirito così battagliere, combattivo e convinto di chi vuole arrivare all'obiettivo, che l'obiettivo suo era quello della Serie C. Giusta domanda. Allora, come ho detto prima, le mie valutazioni, ovviamente, le mie valutazioni è che non c'erano le condizioni. Analizziamo due cose. Per fare questa domanda di ripescaggio, o quella insomma uguale, allora domani bisogna fare un assegno circolare di 46.000 euro, come ben sapete, alla federazione. Poi bisogna prendere 600.000 euro che hanno la coda lunga
e metterli in fideiussione e bloccarli. Allora va bene tutto, perché io i rischi me li prendo tutti i giorni, no? Per il mio lavoro ovviamente, ma se ho qualche chance di vincere, se non ho le possibilità di vincere, o se qualcuno, parlo competente, non parlo di chiacchiere di corridoio, allora se il rischio vale la candela, come si dice, uno lo fa, ma se non vale il rischio non si fa. Io vi posso dire una cosa, che il sabato mattina... Fate silenzio, io maiale! Ha ragione. Il sabato mattina che uscì fuori il comunicato, io il venerdì notte ho fatto, ma no perché mi spaventa, fuori un albergo romano le 2 di notte per sapere queste risposte, che sono state negative. Quindi ho provato per me stesso fino alla fine, anche perché l'aria si era capita. Questo è un po' stato il ragionamento. Poi lei sa meglio di me, dietro le quinte succede di tutto e mi pare che i fatti lo confermano. Io più in là, quando si è presidenti e si ha una carica, bisogna anche pesare molto bene le parole. Più in là di questo io non posso andare. Invece il Presidente oggi ha deciso di presentare domanda di ripescaggio perché ci sono le condizioni che significa... Allora, secondo me ci sono le condizioni. Che è cambiato. Allora, è cambiato. Le condizioni economiche. Cosa è cambiato? Anche. Prima non c'era. Allora... Allora, se mi avete ascoltato, perché la stessa domanda è uguale, no? Se mi avete ascoltato, io ho risposto lì al signore e ho detto che secondo me non c'erano le condizioni. Quali? E vabbè, ma l'ho detto adesso e mo ricomincio. Se qualcuno non sente... Questa sera sarà il mega pro, capito? No. Vogliamo, allora decidiamo, vabbè, decidiamo una cosa, allora scusi, posso parlare? Secondo me no. No. Non è automatico. Ma lui sta dicendo quante società del DIS sono state ripescate, sta dicendo il sindaco. Così. Lei si era accattivato un'infinità di simpatia. Con la campagna Buonanetti, 50 euro, 100 euro. E tutti eravamo coscienti di questa situazione, di una persona che era venuta così, perché fino ad ora si spendeva molto di più. Dopo lei è passato dalla Obi, ha comprato una zappa e se l'è buttata nei piedi fino a scappare il sangue da tutte le parti. Perché lei, Presidente, da che era simpaticissimo, bravo, io gli feci per grande applauso lassù che tutta la tribuna gli mandava bacini, oggi nessuno di questi lo può vedere. Lo so. Mi dispiace a me, perché io ci sento, per adesso ci sono nato e ci voglio morire. Lei magari fra un anno è a Roma o a Lanzio o alla Pistoia, se non mi pare. È di passaggio. Però tutte quelle promesse che ci ha fatto, che ha detto quel signore, la signorina, che se non ci si andava ci saremmo andati lo stesso. Tutte queste cose ci hanno illuso. Gli abbonamenti doppi. L'abbonamento ora quest'anno da 1500 che sera, saremo 200 disgraziati. 102. Siamo 100. Ora io spero vivamente, Presidente, che se cominci a vincere subito. Eziolino, che se cominci a vincere subito a Spoleto ci saremo a Spoleto. Perché se cominci a vincere subito sarà
Mi sente, pronto? No, sarà sempre più difficile per me la vita. Visto che hanno forse non abbiamo mai capito. La contesteremo. Non è la tornata di Castiglione, non è la tornata di Castiglione che lo ascoltiamo. Che dobbiamo fare? Possiamo fare un po' di silenzio? Allora, le domande le fanno i giornalisti che sono quasi davanti. Facciamo silenzio, sennò nessuno sente niente. Dove si non li faccio andare? No, no, no. Noi no, quando sono domande. Qualche soddisfazione anche da qualche tifoso, però in modo garbato. Presidente, risponda a tutti, anche ai tifosi, in modo garbato, che sentano tutti. È giusto così, con calma. Lei stamattina in comune ha ottenuto quello che voleva, tutti, cioè i documenti, la civiltà, le varie cose. Il comune gli ha fornito queste cose per fare la domanda di ripescaggio, eventualmente riaprono i ripescaggi senza deroga? Allora, il comune stamattina, il comune stamattina si è dimostrato disponibile, però ci sono delle cose che gli farà sapere la commissione di vigilanza che devono essere fatte. Questo noi abbiamo detto in due parole, abbiamo stabilito di comune accordo tra il comune, l'assessore, il vice sindaco, noi dell'Arezzo e Orgoglio Amaranto. Quando conta di avere delle risposte? Ma io già sono molto stretti, sono strettissimi. La pratica che è stata attivata sono strettissimi. Presidente, mi scusi, ma per quanto riguarda le condizioni, no? Perché prima non c'erano le condizioni, oggi ci sono, per domanda. Può essere un pochino più preciso, ecco, qual è che lo fa? Cosa è cambiato rispetto a un mese fa? Informatore nuovo, ci ho finito. Informatore nuovo. Sì, grazie. Quella della coppia di informatore. Allora. Voi volete insistere sul passato, del futuro, mi pare che non interessa a nessuno, ma parliamo del passato. No, questo è per il futuro, io glielo ho chiesto, per sapere se questa domanda di ripescaggio quante possibilità ha di andare in porto, cose che sono condizioni. Anche alla base di quello che... Non lo so, non lo so, perché il mondo è cambiato, anche in federazione, ma voi mi fate specie della stampa, non ve ne accorgete? Ma se domani comincia la C, ci sono gli anticipi e ancora non sappiamo noi cosa dobbiamo fare, cioè stiamo nelle mani non lo so di chi, scusate Presidente, mi scusi, dato che dopo la mancata domanda di ripescaggio c'è stato un fallimento della scelta del direttore tecnico della campagna acquisti. Si continua a sbagliare. Bene, importante è che agli sbagli uno se ne rende conto presto, perché mi risulta che il direttore, ex direttore, sia soggiornato con noi 3 mesi, non credo di più. Quindi io forse ho sbagliato nella scelta, però me ne sono accorto presto. Siccome c'è un giudizio in tribunale, io altre cose riguardo l'ex direttore non le posso dire. No, non era personale, è che siamo a questo punto, abbiamo dovuto rivoluzionare tutta la squadra. E meno male, meno male. Allora, abbiamo perso molto tempo. No, casomai ho perso io soldi, no tempo. Io ho perso soldi. Il tempo qual è? Il tempo noi cominceremo il campionato, credo, no? Regolarmente e con una squadra che secondo noi vale. Quindi se c'è uno che rimette sempre soldi sono io. Io sono disponibile e sono prontissimo. Mi mancate voi, questa è una decisione che dovete fare. E lei ride, signore. Perché ha raddoppiato gli abbonamenti? Siamo qui. Raddoppiato l'abbonamento, perché l'ha raddoppiato?
è mancata troppa sincerità, troppa sincerità. Noi siamo troppi chiacchiere, troppi comunicati, troppe segni. Non si aspetta un mese. Non c'è stata una verità. E mancano gli negli ultimi tre mesi non c'è stata una verità, una mezza verità. Qui c'è gente, tutta gente che ha preso anche due ore di ferie di permesso per essere qui. Perché noi qui la domenica ci siamo con o senza abbonamenti, a prescindere. Ci vuole due cose fondamentali, la verità che è la prima, basta che fa comunicati, lo stadio è a norma, se è la norma per la B è la norma anche per la Liga. Ci vuole solo esclusivamente la verità, noi siamo tutti qui e sono convinto che la gente che vede qui, lei domenica, col Sanse Porco, sono tutti qui, a prescindere che sia la D, che sia la C, non importa la categoria, noi il cuore si mette sempre. Ma noi abbonamenti finché non c'è un goccio di serietà. Punto. Mi scusi, ma è un anno. Mi scusi. Apprezziamo la sincerità. Aspettando un attimo. Va bene, io ho capito il vostro punto di vista. E da parte vostra avete anche tutte le ragioni. Mi permetto solo di dire che i regolamenti sono cambiati, se volete c'è qui il segretario che ce l'ha nella domanda, quello che chiedono, non so quelli. No, non era buona. Perché non è... Allora, vabbè. Se era stata presentata la domanda. C'era lo stesso identico problema che stamattina abbiamo discusso col comune, cioè l'agibilità dello stadio. Se ci vuole la sorveglianza e i tornelli funzionanti elettronici. E ci vuole da anni, ma quanti anni fa? Non sono più funzionanti. Non sono, allora bisogna aggiornarli col sistema, col software. Questo non lo dico io, eh. La commissione di vigilanza deve venire con i vigili del fuoco, fa un sopralluogo e rileverà le cose che vanno e che non vanno. Poi danno un termine, può essere 20 giorni, un mese, due mesi, non lo so. Poi tornano, ok, è tutto a posto. Quella è l'agibilità. No, nel frattempo si può giocare, però a condizione che il comune e la società si impegnano a fare i lavori che loro richiederanno. Questa è la normativa, eh? Chiamiamola deroga, ma non è una deroga. Sì, ma dall'epoca sto cambiando. Vabbè, chiude, ma chiude. Sì. Ah, c'è una domanda. No, volevo chiedere alla luce di questo che ha detto. Stando così le cose, se lei presenta la domanda di ripescaggio, è una domanda di ripescaggio punto o è una domanda di ripescaggio in deroga? Perché se è in deroga noi finiamo in classifica dietro la Correggese, dietro l'Acragas. No, è una domanda. Le speranze si cancellano quasi automaticamente. Se noi non la chiediamo in deroga, lo stadio è a posto. Noi siamo la prima squadra che verrebbe ripescata. Bravo, siccome noi non l'abbiamo chiesta prima perché non ci siamo presentati, la nostra è una richiesta di ripescaggio, punto. Poi, poi verrà la commissione di vigilanza, che il comune è disponibile a chiamarla la settimana prossima, perché noi dovremmo sapere adesso che succede, e ci daranno un termine, non so di quanto, un mese, per fare quello che loro vogliono. Che so tre cose, non è che poi sono mille. Il presidente è un attimo stanco. No, ha finito. Allora, la conclusione, io c'ho più voce, è questa. Con grande schiettezza devo dire che il non aver presentato la domanda di ripescaggio, il Presidente non può parlare perché c'è un contenzioso in corso
è stata un errore clamoroso per due motivi. Uno, perché in D ci sono soltanto costi, ricavi zero. In C, e mi assumo la paternità di ciò che dico, legge Melandri, minutaggio, streaming, abbonamenti illimitati in una piazza come questo e quant'altro. Quindi tengo a dire in questo momento non da allenatore, ma da un uomo di calcio che vive per il calcio e innamorato illimitatamente dell'Arezzo in questo momento, perché per un periodo anche il presidente aveva avuto un attimo di titubanza nell'andare avanti. Fermo restando, e lo dico con la più alta libertà di pensiero che alberga in me, errore clamorosissimo non aver presentato la domanda nei termini, perché mal consigliato, perché non è un pazzo quest'uomo, perché se spendi 600-700 in diligetti, in Cili puoi soltanto parzialmente rientrare, la conclusione è codesta. Se aprono i ripescaggi oggi pomeriggio, l'Arezzo ha fatto domanda ed è la prima ad essere ripescata. Se ciò non dovesse accadere, e solo perché in maniera scellerata la FIGC si dovrà assumere la responsabilità, perché se il Poggi Bonzi, mettetemi i microfoni, nulla a che togliere Poggi Bonzi, correggese Acragas, che su termini perentori non sono stati ammessi, voglio dire, bisogna rifare il tutto. Può darsi che il Poggi Bonzi o l'Acragas in questo momento sono a posto e noi saremo secondi, però il posto tocca a una DD. Quindi in questo momento, fermo restando, e il presidente in una lettera ha ammesso l'errore, ha chiesto scusa, che deve fare più quest'uomo? Avrà sbagliato, ed è la verità, però in questo momento, voglio concludere, ma l'ha detto che ha sbagliato, porca miseria, o no? Un attimo solo, voglio concludere. Fermo restando, se oggi si dovessero riaprire i ripescaggi, la domanda è pronta. Se ciò non dovesse accadere, noi faremo di tutto con voi e con altri affinché sul campo, col massimo impegno, se ciò non dovesse accadere, faremo di tutto per andare in C. Allora, tutti si sono scordati che sull'anno scorso c'è una denuncia alla Procura della Repubblica di Arezzo per truffa alla vecchia dirigenza fatta da Mauro Ferretti. Questa denuncia c'ha 7 kg di polvere sopra e voglio chiedere alla magistratura perché non mi chiama. Questo è il regolamento, glielo regalo. Perché non è vero quello che si va a dire in giro, che la Covisco non guarda i documenti. La Covisco ti fa un culo così grosso e ti guarda pure i peli, non mi faccia diventare volgare. Io ce l'ho appostissimo, ma lui sta parlando dei 2 anni fa. Sì. Ma che devo fare? Non c'è scusa per questa cosa. Vaffanculo 40.000 euro, ma la doveva fare questa cazzo di domanda? Va bene. Come ce l'aveva ora? Ce l'aveva anche prima questa possibilità. Non mi dica che non ci sarà lo stadio. Che cazzo, non è vero un cazzo. Va bene.
come promesso da gennaio. Va bene, a posto così. Ce lo legga per curiosità. Mario Agnelli, il sindaco di Castiglion Fiorentino, no? Che insomma ha detto che da qua. È qua, ma entrerà in società e se entrerà con quale ruolo? Entra nell'organico della società. Infatti stiamo, credo, l'abbiamo già messo l'organigramma, entra come comunicazione e relazioni esterne. Probabilmente il signor Agnelli, che io ho avuto l'occasione così di conoscere da un po' di tempo, probabilmente parlerà molto meglio di me, perché io vedo che non riesco a far capire quello che c'ho dentro, purtroppo. Però ecco, questo è lo scopo di Mario, insomma, chi ci vuole aiutare noi siamo più che disponibili. Grazie. Grazie.